perché questa condizione di solitudine e confusione dinanzi alle famiglie con diagnosi prenatale patologica è espressione di mancanze, di vuoti sociali che creano sofferenza e alimentano quella che tutti noi conosciamo come cultura dello scarto. Questa frase che è stata lanciata da Papa Francesco in maniera molto forte è l'evidenza di un fatto che ormai c'è da tanto tempo. Da tanto tempo nella nostra società. Diciamo che le mancanze sono di vario tipo, supporto medico, spesso, purtroppo, lo dico con grande dispiacere, ma è un fatto che si constata, c'è una sottile, non voluta magari, induzione all'aborto in mancanza di una difficoltà diagnostica, oppure quando c'è una precisa presentazione di una volontà da parte della madre di una mancata, di un abbandono terapeutico. Io questa condizione non la posso seguire, deve andare in un centro specializzato e questo fa ovviamente soffrire. C'è una mancanza poi di informazioni che sono personali, soggettive, sono quelle appunto legate ad errate convinzioni di alcune patologie vitali, forse legate al fatto che molti non hanno studiato o non conoscono la cosiddetta storia naturale di alcune patologie, perché 30 anni fa alcune patologie appena venivano viste non era una diagnosi, era una sentenza. Oggi la scienza, così come va avanti in tanti altri campi, va avanti anche nel campo prenatale, quindi ci sono degli sviluppi enormi che hanno reso questi bambini considerati ormai non curabili, curabilissimi.